Leonardo, prima di tutto ti chiedo come va la testa, perché abbiamo visto che sei stato medicato subito, praticamente appena entrato hai subito avuto il battesimo del campo. No, beh, niente di che, è stato uno scontro di gioco, il difensore loro mi è saltato addosso, poi con il gomito penso, non ho visto bene, mi ha procurato un tacco. Hai sentito però? Sì, ho sentito e non so, ora mi hanno detto che non è niente, non so se devo mettere forse uno o due punti, ma comunque niente di che. Allora, dicevamo che in inizio di partita hai avuto un'occasione direi clamorosa, hai tirato bene, potevi tirare meglio. Però diciamo che la parata del portiere avversario è stata decisiva e anche difficile, perché col piede è andato proprio a deviare la tua palla, il tuo tiro incrociato. Sì, poteva essere l'occasione che ci avrebbe portato un vantaggio, e poi non sappiamo come sarebbe potuto andare a finire questa partita. Mi dispiace perché esordire con un gol sarebbe stata una cosa bellissima, poi sotto una cornice pubblico come la nostra era veramente un sogno. Forse avrei potuto fare di più tirando ancora più angolato. Quando me la sono trovata lì ho provato a incrociare, che secondo me era l'unica cosa da fare. Penso sia stato anche bravo il portiere andare giù col piede e deviarla. Arrivi dalla Seravezza Pozzi, però diciamo così, quest'anno hai giocato veramente poco. Quanto ha inciso il fatto che magari ti mancasse un po' il ritmo della partita sulla tua prestazione? No, sicuramente all'inizio mi sentivo molto bene, poi con il proseguire dei minuti forse questo fatto di non giocare si è un po' sentito, alla fine sono uscito stanco, però... Ora abbiamo 2 settimane dove possiamo allenarci, dove anch'io potrò allenarmi e ritrovare la forma migliore per poi ritornare qua in casa col tutto cuoio e cercare di fare una partita vera come abbiamo potuto fare oggi, ma senza portare a casa il risultato. Adesso quello che ci serve forse è portare a casa anche un risultato, che sarebbe molto importante. Sei giovanissimo come tanti dei tuoi compagni, classe 99, però hai già una buona esperienza, sei passato da dei settori giovanili importanti. La Seravezza un po', diciamo così, ti ha frenato facendoti giocare poco. Ora qui c'è l'occasione di giocare e di dimostrare veramente quello che vali. Certo, l'occasione di giocare e poi essere allenati da un grande italiano, Bonuccelli, che a me non fa male, essendo attaccante è un onore, devo imparare tanto e i 6 mesi passati a Seravezza devo subito cancellarli per centrare una salvezza con la maglia della Mastese, che sarebbe veramente importante sia per noi che per la città. Il tuo compagno di reparto, Niccolò Molinaro, ha diciamo fatto molto bene fino ad oggi, giocando pochissimo, ha segnato tanto. Come ti sei trovato oggi con lui? Diciamo che probabilmente la fisicità di Parker lo aiutava molto, anche il tuo tipo di gioco probabilmente può aiutarlo, però insomma non sei proprio della stessa stazza di Parker. Sì, mi hanno detto, cioè sentendo parlare di Molinaro, mi hanno detto che ha fatto molto bene fino a oggi. Appena sono arrivato l'ho notato subito, già domenica che ero a vedere la partita a Seravezza, secondo me è stato veramente uno dei migliori in campo, se non il migliore sicuramente con la maglia della Mastese. E sì, veramente molto bravo, veloce, tecnica, e poi questi 4 gol in 7 partite che ha fatto sono veramente un bottino importante per un giocatore che è comunque 97, quindi è molto giovane. Dal tuo punto di vista, diciamo, gli avversari che hai trovato più, come ti posso dire, più impegnativi per te, sicuramente il tuo marcatore. Tonerelli è veramente un difensore veramente molto forte, si fa sentire sull'uomo, di testa l'abbiamo visto, poi lo sapevamo già, in diversi campionati ci ha fatto tanti gol, questo penso sia il secondo consecutivo addirittura che fa di testa. E si sente, l'esperienza si sente, fisicamente si fa sentire, veramente un ottimo gran difensore secondo me. E invece tra i tuoi compagni, escludiamo te stesso, insomma, dici che ti è piaciuto di più, chi ti ha magari favorevolmente impressionato che non conoscevi prima? No, Molinaro secondo me veramente è un giocatore che ci può dare qualcosa in più, anche perché sotto porta è un giocatore importante per noi, quindi penso che sia lui il giocatore che almeno a me personalmente della squadra ha impressionato di più. Benissimo, ti ringrazio, in bocca al lupo. Grazie. Grazie.